Radio Più Roma presenta Gente di Corviale, la realtà vista dalle periferie, un programma di Valeria De Simone a cura della parrocchia San Paolo della Croce. Io mi chiamo Andrea Giorgetti, vivo qui a Roma nella zona del Corviale in via Portuense e sono così nella comunità Cenacolo di Madre Elvira. Vivo qui da diversi anni, cioè non qui a Roma, la nostra fraternità di Roma è stata aperta il 20 di dicembre del 2018. La nostra comunità, la comunità Cenacolo, è una comunità nata nell'83 in Piemonte, oggi ha 77 case in tutto il mondo, accoglie gratuitamente, questa è una cosa importante, accoglie gratuitamente facendo dei colloqui, presentando una documentazione semplice. Noi facciamo tutti i sabati mattina i colloqui qui nel nostro centro in via Portuense, tutti i sabati mattina apriamo le porte alle persone che hanno bisogno di essere ascoltate e indirizzate. Diamo la possibilità a chi ha perso la dignità di riprendersela, lavorando, sacrificandosi, sorridendo, pregando. Nella nostra comunità sempre facciamo anche dei momenti molto importanti, che comunque sono la revisione, la condivisione, cioè viviamo insieme proprio per aiutarsi l'uno con quell'altro. All'interno della comunità ho trovato persone che, come me, avevano avuto questo tipo di problemi e, come me, volevano provare a uscirne. E che dire, ecco, io sono un ragazzo che ha avuto problemi di dipendenza, varie dipendenze. Sono entrato in comunità nel 2002, oggi vivo qua con la mia famiglia e i miei bimbi. Ringrazio ancora la Madonna e il Signore che mi hanno aiutato a entrare in comunità, perché nel momento più difficile e più buio della mia vita ho avuto la possibilità che qualcuno mi ha indirizzato su questa strada qua. Ecco, sono contento perché questa strada qua non ha solo corretto il discorso delle dipendenze, non ha solo sistemato questo, ma mi ha ridato un senso alla vita, mi ha ridato una dignità. Oggi sono una persona che c'ha Dio nel cuore, sono felice di questo e vedo la differenza. Sto imparando e ho imparato a fare quasi tutto mettendo comunque Gesù nel mio cuore, e questo mi dà il sale quotidiano della mia giornata. Questo è una delle cose che comunque mi ha salvato la vita e me la sta salvando ogni giorno, perché non è una guarigione, ecco, ma è proprio un guarire ogni giorno, no? Ogni giorno devo guarire il mio orgoglio, la mia rabbia, la mia superficialità, ogni giorno devo guarire la mia bocca, perché tante volte apre e ferisce le persone. Non è solo puntare il dito sugli altri, ma è guardare i miei difetti. Da qualche mese abbiamo conosciuto i parroci qui del Corviale e così noi gratuitamente riceviamo e gratuitamente doniamo il nostro sorriso, il nostro lavoro, la nostra preghiera. Tutto quello che possiamo fare per chi ha più bisogno fa bene a noi. Una delle cose che Madre Elvira comunque ci tiene è quello di aiutare anche nelle nostre possibilità la parrocchia, il sacerdote, le suore, quelle che sono vicino a noi. Comunque, se hanno bisogno, noi ci mettiamo a loro disposizione, magari facendogli qualche lavoretto, pulendogli il giardino, e comunque mettere a loro disposizione la nostra preghiera e il nostro lavoro. Ecco, abbiamo fatto alcune cose belle, tipo rimesso a posto la legna, fatti lavori semplici, umili, che però a noi ha fatto bene. Qualcosa di muratura, tipo il campo da calcio quest'estate, e mi ricordo che il sacerdote, no, è rimasto scioccato, perché nei momenti comunque di caldo lavoravamo e pregavamo, ecco. E allora vedere magari 15 ragazzi dai 20 ai 35 anni che lavorano sotto il sole e pregano, questo è un miracolo, e nella nostra comunità questi miracoli si respirano, ecco. Poi se ci avanza anche qualcosa, noi viviamo di provvidenza, allora a volte ci arriva qualche chilo di spaghetti in più, non so, un pacchetto di pomodoro in più, e noi così lo diamo a chi ha più bisogno, come ci insegna Madre Elvira. Non vuole tenere le dispense piene per mangiare tutto noi, ma se riceviamo, ecco, dare anche a chi è più sfortunato di noi, anche più fa fatica di noi. Anche questo, il giro della provvidenza si è creato qui, e perché Dio ha voluto, e lo stiamo sistemando, cioè la rispettiamo tanto la provvidenza, cioè cerchiamo proprio appunto di darla anche a chi ne ha bisogno. Anche questo ho visto che è una cosa che è nata in collaborazione anche con la parrocchia, e fa tanto bene a tutti, a chi ne ha più bisogno e a chi è più debole.
Siamo felici anche di quello che è nato con i sacerdoti del Corviale, perché comunque, ripeto, quello che riceviamo lo ridoniamo con tanta gioia e con tanta speranza, perché la speranza è quello che oggi io ho nel cuore. 20 anni fa ero un uomo senza speranza, che doveva spendere tantissimi soldi ogni giorno per morire, non per vivere. Oggi ho questa speranza nel cuore e ho imparato a tenerla accesa tutti i giorni. Poi penso che una delle cose veramente che per guarire la dipendenza è avere quello che ho detto prima, Dio nel cuore. Anche se quello che dico sembra esagerato, ma no, proprio sono le piccolezze del quotidiano. Non devi diventare un sacerdote, devi diventare semplicemente un buon ragazzo, bravo, lavoratore, umile, onesto, sincero. Voglio lottare per essere questo, ecco. Ah, non ho fatto nulla di male, sì, ma non avevo fatto neanche nulla di bene. Oggi faccio tante cose bene,